La delusione c'è ed è tanta, ed è giusto che sia così, ed è assolutamente una sensazione, un sentimento che dobbiamo trasformare e che stiamo trasformando in determinazione, in applicazione, in voglia di riscattarci, perché è inevitabile che volevamo fare di più. Che volevamo passare il turno, che era già un appuntamento importante, che purtroppo abbiamo, che non abbiamo, un esame che purtroppo non abbiamo superato. La squadra sa che non siamo soddisfatti, che io non sono soddisfatto di quello che ho dato fino adesso alla squadra e altrettanto non sono soddisfatto di quello che hanno dato i giocatori. So che la squadra può dare molto di più e io devo far sì che la squadra renda molto di più. Però questa delusione si sta trasformando in maggior determinazione, maggiore attenzione, maggiore spirito di sacrificio per farci trovare punti per l'inizio del campionato. Quindi questa settimana sicuramente è stata una settimana dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista della qualità del lavoro, dell'impegno nel lavoro, della partecipazione nel lavoro, sicuramente una settimana molto buona, dove abbiamo lavorato bene. Con attenzione, con qualità e con lo spirito giusto. Dal punto di vista tattico, quello che avevo proposto a inizio stagione, cioè quello di provare a giocare con due sistemi di gioco, lo stiamo portando avanti, anche se c'è un cambiamento, perché penso che con i giocatori che in questo momento abbiamo a disposizione, un centrocampo con due mediani, facciamo fatica. E quindi è stato inserito per il momento un centrocampista in più. Quindi sarà un 4-3-1-2, 4-3-2-1, a seconda delle caratteristiche degli attaccanti che schiereremo in campo, o un 3-5-2. Adesso stiamo lavorando un po' di più sulla difesa 4, perché prima avevamo lavorato un po' di più sulla difesa 3 e sicuramente ci torneremo sopra, perché certi meccanismi senz'altro abbiamo dimostrato di non averli ancora assimilati del tutto. C'è una situazione, secondo me, l'unica situazione positiva delle due partite col Thun, per quanto mi riguarda molto importante, è che la squadra, pur essendo in difficoltà, dal punto di vista fisico era inevitabile che fosse così, e anche purtroppo dal punto di vista tattico, è stata una squadra che ha lavorato da squadra, che si è aiutata, che ha messo in campo generosità, che ha messo in campo gli atteggiamenti molto, molto positivi. Da questo punto di vista abbiamo fatto dei passi, dal primo giorno che ci siamo trovati abbiamo fatto dei passi in avanti importanti. E questo secondo me è un segnale al quale io sto molto attento, è un segnale che la squadra mi ha dato molto importante. Quindi questa è una situazione positiva sulla quale possiamo costruire il nostro futuro. Schiererò i giocatori che mi daranno maggiore affidabilità, ma è chiaro che nella testa di ogni allenatore, anche nella mia testa, ci sono dei giocatori che sono partiti con una considerazione più alta rispetto ad altri, però ripeto, sono questi qua che dovranno mantenere questa distanza, sono gli altri che dovranno provare. Io non credo che ci siano 11 titolari e 11 riserve.